Io e Massimo abbiamo passato notti a giocare a Dragon Ball Z Budokai 3 e questo ti può unire in, in un modo diverso da come voi vi potete Cari amici di Gutenberg Café, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata con il top della pasticceria digitale mondiale. Abbiamo con noi Fabrizio, Claudio e il sottoscritto. Anton Giulio è ancora in laboratorio a fare i panettoni, presto ci raggiungerà. Fabrizio, se ti dicessi vendimi questa penna, tu cosa mi rispondi? Che hai visto un film, probabilmente, con Leonardo DiCaprio, giusto? Ebbene sì. Ho letto la notizia stamattina, Jordan Belfort in Italia il prossimo anno, se non sbaglio, a giugno. Ho trovato questa notizia attraverso un annuncio di Google, non so perché mi è apparso, e dice: impara le tecniche di vendita dal vero lupo di Wall Street. 4 giorni di percorso formativo per imprenditori, liberi professionisti, direttori commerciali e direttori marketing. Al di là della sponsorizzata, mi viene da pensare che un sacco di gente ci andrà solo perché ha visto il film e non sa niente di tutta la preparazione che aveva Jordan Belfort. Mi viene sempre un dubbio a me, ma questi corsi sono fuffa oppure lui davvero ti può insegnare qualcosa che non sai? Beh, secondo me innanzitutto bisogna vedere l'esperienza che ha il relatore o l'organizzatore alle spalle. Nel senso, lui ha avuto anche dei problemi per il tipo di prodotto che vendeva, perché parliamo di, per chi non lo sapesse, lui ha fatto i milioni, anzi miliardi, con le penny stocks, ossia azioni ad altissimo rischio, poco capitalizzate in borsa, dove i piccoli investitori mettevano soldi per poi essere bruciati e lui si prendeva le commissioni. Quindi non è che una figura molto trasparente la sua, anzi tutt'altro. Però è arrivato ad averci fino a 1000 dipendenti che, alzando una cornetta, vendevano questi prodotti spazzatura, quindi probabilmente le tecniche di vendita le saprà e le conoscerà anche bene. E quindi è molto importante sapere chi c'è dietro a fare il corso, primissima cosa. Quindi se non sapete chi c'è dietro, informatevi prima ancora di spendere i vostri soldi. E poi ci sono anche tante altre cose che mi fanno capire che sia una fuffa, come ad esempio se io ti faccio il video dal mio attico a Dubai mentre sto scendendo dall'elicottero, ostento, ma tanto fumo e poco arrosto, già mi si apre un campanello d'allarme. Sono gli indici di allarme di tutte le fuffe, quindi l'ostentare ricchezza, stile di vita. Poi, se ci fate caso, tutti questi personaggi non parlano mai del loro contenuto e quando lo fanno sono sempre vaghi, sempre vaghi, sono vaghi, sono arroganti. Non so se avete mai partecipato a quei webinar di introduzione, poi ai corsi, dove specialmente quelli che riguardano il marketing, il trading, l'affiliate, diciamo che puntano tutto anche su quel modo arrogante di umiliarti quasi, nel senso: ah, ma tu stai ancora facendo il dipendente? Nel 2020? Ti fa sentire proprio una merda, diciamolo, in modo da triggerarti, da scatenarti e farti, diciamo, conquistarti. Ecco, si sentire in colpa anche. Sì, e poi assolutamente ci sono anche delle parole che lanciano altri campani d'allarme. Il segreto, perché loro hanno il segreto del marketing online, il segreto di Instagram, il segreto del trading, il segreto del come guadagnare 3.000 euro al mese dal tuo stando al lato nella tua piscina. Il segreto, ragazzi, è che non c'è un segreto. Se uno e fare quello che fanno loro, sfruttare. Esatto, se uno vi dice che ostenta ricchezza, c'ha il segreto, cattura con clickbaiting abbastanza controverso e ha dei prezzi che finiscono col numero 7, lì accendetevi un altro campanello. 97 per non dirti 100 euro e per non dire 99 euro, perché è troppo sdoganato il 99. Quando c'è un numero che, solitamente è il 7, però se c'è un numero che è troppo preciso, già lì, perché si fa? Perché dà all'altro utente l'idea dell'ok, un prezzo studiato,
quindi c'è serietà dietro. No, ti sta dicendo un prezzo probabilmente così per rabbindolarti in questa maniera. E altra cosa ancora, se una cosa vi dicono che vale 3.000 euro e ve la vendono a 400, ci crederete mai? Soprattutto lui che ha lo yacht e l'elicottero, no, non vi sta facendo lo sconto, vi sta rubando 400 euro. Sai, l'altra cosa che mi fa paura tantissimo è proprio l'approccio religioso che si crea in queste situazioni, questo insieme di dogmi, questa sottomissione, toccano un fanatismo che a volte mi fa quasi paura. Hai mai provato a parlare con qualche studente di questi academy o di questi big leader che ci sono sul mercato, questi coach, insomma, molto importanti? Sembrano dei fedeli di una setta. Una setta? Mai sia toccare uno dei loro leader, mai sia dire che questo metodo non funziona. Io ho provato a vedere 2-3 video, non faccio nomi se no vado a litigare con i miei amici che so che sono sotto queste... Ho provato a seguire un po' di puntate viste di questi incontri che fanno, tra l'altro che costano 3-5 mila euro l'una. Non ho trovato il punto cardine. Poco fa stavamo sviluppando noi un percorso di formazione, no? Abbiamo fatto una stesura, una redazione di un percorso. Lì non c'è. Prendono l'analisi di come Google è diventato grande, come Zuckerberg ha creato Facebook, però tutta la parte del come si fa davvero quella cosa non c'è. Quindi, se deve essere solo motivazionale, a me basta un libro. Compro un libro, un paio di libri, leggo qualche libro di filosofia, ce ne sono tanti, finisce lì e spendo la bellezza, se lo compro su Kindle, di 30 euro per 4 libri. Non mi riesce difficile davvero andare a trovare qual è il contenuto di questi corsi, perché poi si finisce sempre, ora nel mio caso si finisce sempre su marketing, sulla vendita di un prodotto. Ora so che voi trattate anche altre tematiche legate all'economia, però non riesco mai ad avere alla fine la ciccia, il prodotto che davvero mi fa crescere. Questo lo trovo su altri siti, ma ne parliamo dopo. E quella paura, secondo me, è la loro forza. Creano questa bolla chiusa in cui nessuno può entrare, ma soprattutto nessuno può uscire. Cioè, una volta che sei dentro, uscirne è difficile. Ho visto un video di reclutamento di uno di questi leader qui, che era terribile, diceva non c'abbiamo i soldi, andava dalla moglie, sì, ma io te li faccio avere, facciamo un mutuo. Insomma, l'approccio emotivo è molto forte. Tema marketing, quindi, o qualche tema marketing. Secondo me è un po' il lavoro che va fatto a monte da parte di tutti quanti noi di selezione delle fonti. Questo vuol dire anche nella selezione delle notizie. Viviamo nell'epoca dell'informazione perenne, siamo oberati di contenuti, siamo veramente sovraesposti sotto questo punto di vista. Quindi bisogna selezionare le fonti e anche selezionare le fonti da cui non solo informarsi, ma anche da cui formarsi. Io, ad esempio, sono iscritto anche a dei corsi e delle accademie di persone che stimo e che mi stanno offrendo un ottimo servizio. Quindi, occhio, non pensiamo che tutta fuffa è, assolutamente. Però l'importante è fare un po' di selezione. Come si fa questa selezione? Beh, ognuno ha i propri criteri. Io guardo cosa ha questa persona nel suo passato, guardo il suo profilo LinkedIn, guardo le pubblicazioni che ha fatto, guardo anche e soprattutto la sua etica, nel senso che i valori che questa persona trasmette. Se vedo che questa persona trasmette dei valori che sono anche compatibili con i miei, quasi sicuramente poi mi troverò anche d'accordo sulla metodologia di lavoro e di insegnamento. Quindi è tutto un percorso che va fatto prima. Quindi non è facile, ragazzi, perché veramente c'è tantissimo online, però fate questo sforzo, formatevi e approfondite sempre. E poi ci sono anche delle community che offrono tantissimi spunti gratis, dico ad esempio Reddit. Su Reddit, ma anche su Discord, ci sono comunque delle community a tema, su dei temi ben specifici, dove c'è tanta informazione gratis. Se parlate inglese è ancora meglio, perché ce n'è ancora di più ed altissimo valore, assolutamente. Tornando all'informazione, al cercare le fonti, io aggiungo anche il cercare, cioè, prima di valutare un formatore o un corso che sta vendendo, vado a controllare le opinioni.
vado a controllare cosa dice la gente sia su, beh, sui motori di ricerca, e quindi trovi, non so, dal Trustpilot, dove questo uno fa la recensione e dice mi è piaciuto, non mi è piaciuto, secondo me è uno scam, una truffa. Tante volte nelle landing page di vendita ci sono i commenti a stampino fatte da persone pseudo probabilmente fake, però sai, c'è Maria Rossi da Facebook, ha fatto questo commento, vado su Facebook e cerco Maria Rossi, esiste, non esiste, se esiste la contatto, hai fatto questo corso, cosa ne pensi? Oppure ci sono anche gruppi su Facebook, uno al quale sono iscritto si chiama Il Gatto e la Volpe, dove è un gruppo pubblico dove fanno recensione di questi corsi, di questi scam e schemi ponzi che ti propinano sempre e caso vuole che te lo fanno sempre in maniera quasi offline e passaparola, non trovi mai una recensione online. Ma una cosa che mi ha colpito molto è il fatto che questi i truffatori, quando tu cerchi qualcosa di online, ad esempio corso di Pinco Pallo scam, corso Pinco Pallo truffa, cosa fanno? Si posizionano sui motori di ricerca, almeno riescono a mettere tutta la prima pagina, e sono sempre loro che tramite altri siti parlano bene del proprio corso. Quindi tu devi andare ancora più a fondo della prima pagina di Google, devi arrivare nella seconda, nella terza, per cercare probabilmente i commenti di chi realmente è rimasto fregato. Sì, soprattutto seguite questa persona anche per dei mesi. Cioè, la singola ricerca non è sufficiente. È uno sforzo, è vero, però una volta che avete selezionato quelle fonti, poi volate, assolutamente. Posso consigliare un link? Scusami, finisco. Le basi, cercate dove è l'azienda, dove è la sede, perché poi ci sono anche tutte queste, se è autorizzato, perché ad esempio per fare certi tipi di corsi bisogna avere una licenza, un'autorizzazione. Ora non voglio sparare nomi, però se andate sul sito della Consob vedete ad esempio c'è un listato di cose, di passaggi che uno deve fare per diventare un venditore, un relatore ufficiale, ecco. Alla partita IVA in fondo al sito, perché questa persona dovrebbe mettervi fattura, e già il fatto che non mette magari i propri dati a livello di azienda, partita IVA, quello è anche un altro bel campanello d'allarme. Basta interrogarlo, chiedere delle informazioni ulteriori. Voglio iscrivere al tuo corso, mi dici per favore il nome della tua azienda e vai a cercarlo. Se poi vedi che alla base ha le Cayman come massimo, uno alza sopracciglio. Comunque condivido magari nei commenti, se lo state vedendo su YouTube o anche su Facebook, e anche sì, perché no, in podcast, un link per un settore che a me sta molto a cuore, che è quello della finanza personale. Praticamente c'è questo signore di Roma che ha un blog in inglese che si chiama Retire in Progress. È interamente sulla finanza personale, offre tantissimo materiale gratis sulla finanza personale, quindi sugli investimenti, e soprattutto ha una pagina in italiano bellissima chiamata Ufficio Antisqualo, dove praticamente ha scannerizzato tutti gli youtuber, i corsi online a tema finanza, a tema trading, dove dice un po' ognuno quello che fa, nel senso che se questo qua è fuffa, se questo qua è truffa, se invece è una persona affidabile, i tipi di prodotti che consiglia, e quindi è molto interessante, lo troverete qui nei commenti. No, meraviglioso, ha fatto un gruppo Facebook che si chiama Fufflix, 100% fuffa free, in cui segnala tutti, cioè c'è tutta una community in cui segnala tutti i tentativi di truffa oppure contenuti fuffa. Figo! Sì, non è suo, mi sembra, Fufflix, però il blog Retire in Progress è questa pagina, infatti lui ha scritto anche nel suo blog a sì. Diversi avvocati che hanno contattato per fargliela togliere. Tieni duro, se c'è da fare una donazione per mantenerla attiva, hai tutto il supporto del Gutenberg Caffè, che tu lo sappia. Grande. Giusto per rispetto, Fufflix è un progetto di Germano Milite, non lo so dove va a finire l'accento, giusto per essere rispettosi del suo lavoro. Ragazzi, però, ora, visto un po' come riconoscere un corso se è fuffa
slash truffa oppure no, c'è anche da fare un altro discorso, ossia quello della sindrome, ed una cosa in cui un po' tutti forse siamo ritrovati, la sindrome del corsista perenne. Ossia, ci sono tanti corsi, c'è tanto materiale e poi si rischia di stare a studiare, a leggere, però di fare poco. Questa è una situazione in cui ci si trova tantissime volte. Troppe informazioni, si studia, si fa poco, come si esce da questa sindrome? Uno dei miei metodi, o comunque, perché comunque siamo tutti un po' dei corsisti perenni, no? Cerchiamo di ampliare le nostre, la nostra formazione, tutti le nostre skills. Credo che a un certo punto bisogna smettere di cercare di formarsi in maniera orizzontale e crescere in maniera verticale. Cioè, quando a un certo punto ho una serie di elementi su cui formarmi, svilupparli in modo verticale vuol dire andare a rafforzare tutte le lacune di quell'argomento crescendo. Quando quell'argomento è finito, ed è difficile finire comunque un argomento perché soprattutto in digitale sono sempre in crescita, puoi dedicarti a qualcosa di vicino o qualcosa di complementare da tutt'altra parte. Evitare di iniziare dei percorsi senza mai finirli, perché poi si rischia di non trovare mai una soluzione a un problema che è quella di una formazione personale. Io personalmente, per uscire dalla sindrome del corsista perenne, cioè, la soluzione più semplice è proprio quella di darsi subito alla pratica. È banale, ma è così. No, no, vero. Per esempio, durante questo 2020 mi sono formato tanto e mi sono trovato a confrontarmi con la sindrome del corsista perenne, specialmente per quei corsi, quelle academy online che hanno più tipologie di corsi, e quindi sai, studi uno, studi l'altro, e per tenere il passo poi va a finire che studi e poi non fai mai niente di pratico, mentre quando invece uno compra un corso singolo, mi è capitato a volte di aver acquistato il corso e non averlo neanche mai aperto, come se fosse abbastanza acquistare il corso e sai, dici, ho fatto il mio, ho acquistato il corso, lo farò, lì è quasi il contrario, il corsista perenne, quello che non diventa mai corsista, però acquista la formazione, si sente quasi in pace di aver fatto il suo. Sì, è come quando ti compri un libro, c'è lì parcheggiato sulla libreria e dici ok, poi me lo leggo, però non lo leggi mai, perché magari sono dei corsi, magari correggimi se sbaglio, che magari hai pagato pochissimo. Avrei pagato 10 euro, avrei pagato 20 euro, quindi quella spesa, lo dici, ok, non ci ho speso 2000 euro e quindi mi ci metto sotto perché ho fatto questo investimento qua. Ma succede così, più il corso è economico, tendente anche allo zero, quelli gratis, e poi magari non me li vado a vedere. Perché il fatto che è un prezzo basso ti dà anche inconsciamente, probabilmente, anche l'idea che ha poco valore, è solitario. Non ti fa un po' paura questa cosa che ti avvicini ai corsi molto costosi, cioè che ti hanno venduti in un certo modo, che sono ricchi, pieni, con un costo alto, quindi non hai paura che ci possa essere un po' di truffa lì dentro? Io non compro corsi costosi, ma compro academy mensili. Molto meglio. Persone che già seguo da diverso tempo, che so che hanno aperto degli academy, entro, vedo quindi dei gruppi di lavoro, quindi non solamente academy ma anche dei mastermind a pagamento, dove quindi c'è proprio l'aspetto operativo e non solo il vedersi dei video per 6 ore con dei corsi, delle slide, dei PDF. Io faccio così perché qua ci trovo il vero valore, perché è molto più circolare ed è molto più comunicativo. Chiaro. Questo è quello che faccio io. E poi, se magari mi compro un corso singolo, ragazzi, finisco il corso, ok, da questo corso ho imparato queste cose, non inizio un altro corso se prima non ho implementato e testato le cose che ho imparato nel corso precedente. Poi, testare vuol dire anche che magari sono cose che possono anche non fare a caso mio, però abbiniamo alla teoria la pratica. Questo è quello che penso. Allora, io ho due tipologie di formazione. Ce n'ho una che è un po' quella all you can it. Ti parlo del mio lavoro personale, ovvero c'è una parte tecnica, per esempio, non so se conoscete Kelby One,
che è una piattaforma, una community creata da Kelby Scott, se non sbaglio, che è un grande fotografo mondiale, ha creato questa community. Tu paghi un tot all'anno o un tot al mese e hai accesso a un database di contenuti enorme. Riguarda Photoshop, Illustrator, InDesign, fotografia, luci, scenografia. C'è davvero tanto, tanto, tanto contenuto e soprattutto è fatto di super qualità. Faccio un esempio, mentre ti fa un tutorial, ti fa vedere tutti i comandi che lui fa durante le operazioni. Quindi non solo li dice a voce, ma sullo schermo ti fa Ctrl-Alt-Canc, per esempio, ti fa vedere Ctrl-Alt-Canc e appare i pulsanti. Ci sono sempre persone differenti. E ripeto, i contenuti sono estremamente alti. L'altra direzione, per esempio, Udemy, non lo conoscete di sicuro. Udemy è una piattaforma che utilizzo spesso. Ci sono dei corsi, oltre ad avere un prezzo decisamente abbordabile, sono anche in alcuni casi di qualità molto alta. E in quel caso lì mi succede che li compro e restano lì, e forse ritorniamo al discorso che l'ho pagato poco, che ne so, ho pagato un corso sulla gestione degli analytics avanzata che costa 80 euro, non ho mai tempo, si dice così, in realtà poi il tempo ci sarebbe se uno c'ha volontà, non ho mai tempo e resta lì accantonato. Quindi forse quello potrebbe essere un problema. Di sicuro un giorno lo farò, solo che quando lo farò sarà già scaduto il contenuto, perché sarà aggiornato da nuove versioni di analytics e tante altre cose. Questa è anche un po' la fortuna di chi insegna nel web marketing, che ciò che è attuale adesso probabilmente fra un anno e mezzo non lo sarà più. Assolutamente. Che poi mi approccio anche a queste piattaforme come Udemy, come hai detto tu, ad esempio una in inglese che è molto carina si chiama Skillshare, dove tu lì, pagando anche un abbonamento mensile, puoi trovare di tutto, cioè puoi trovare dal corso che parla di web marketing al corso che parla di fotografia, quello che ti insegna come tagliare correttamente la carne col coltello. Cioè è bellissimo, l'ho fatto. Sì, sì. Il corso di tagliare verdura con l'impugnatura col coltello. Infatti volevo chiedervi qual è stato il corso più off topic, diciamo, che avete fatto nella vostra storia. Io una piattaforma come questa, o come questa che abbiamo menzionato, la trovo anche giusta per chi si approccia per la prima volta a una... Attenzione ragazzi, colpo di scena, Carlo, un attimo, Carlo, ed eccolo qua. Oi. Don Giulio, buonasera. Si parla di coltelli affilati, eccolo qui, lo sciabolatore di Kaunas. Bello lo sciabolatore di Kaunas, mi piace. Allora, come stai, Anton Giulio? Bene, 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 bene. Un po' stanco dopo una giornata di lavoro, ma bene. Voi come state? Questa parte non la tagliamo, assolutamente. No, poi scherzo. Finale. Anche perché penso che la gente ci pensa quattro cazzoni che non lavorano, invece no. Esatto. Qui c'è gente che produce. Guarda, Anto, stavamo parlando un po' di quelle piattaforme come Udemy, Skillshare, che ti permettono di avere accesso a tantissime cose diverse a un prezzo anche contenuto. Io queste piattaforme non le critico, perché secondo me sono una maniera economica per approcciarsi a un argomento che per te è totalmente nuovo. Quindi secondo me queste piattaforme ci sta che ci stiano. Tu cosa ne pensi? Ora sono un attimo proiettato qui all'interno. Io personalmente le uso. Se ho un nuovo interesse, di solito prima di andare a cercare un corso particolarmente costoso per capire se è realmente una cosa che mi interessa, solitamente provo a acquistare un corso qui su Udemy o piattaforme di questo genere. E se praticamente prometto a me stesso che se arrivo in fondo al corso a basso prezzo, allora posso provare ad acquistare il corso ad altissimo prezzo, se no è un modo per testare il mio reale interesse a qualcosa. È una strategia che non avevamo considerato prima, quindi bravo. Hai aggiunto subito una bella... Bravo Anton Giulio, sei partito bene. Date un biscotto a quell'uomo. Quindi ecco, anche per rientrare un po' con quello che abbiamo detto nella prima parte della puntata, anziché andarvi ad ammazzare con 2000 euro di corso sul trading, tagliala. Anzi no. No.
anziché andare ad ammazzare sul corso di trading, magari fatevi un corso economico, economico dal punto di vista non della, della materia, sì, ma anche del prezzo, che parli di trading a basso prezzo, vi fate un'idea e poi magari lì approfondite. Perché purtroppo faccio l'esempio del trading perché è lì che arrivano le bombe dal punto di vista dei prezzi. Però vi lancio anche una provocazione, ragazzi. Per determinate materie, poi la mia ve la dico alla fine, come ad esempio web marketing, developing, eccetera, eccetera, eccetera. Queste piattaforme possono sostituire l'università? Al netto del fatto che i programmi ministeriali spesso non sono così aggiornati come lo sono queste piattaforme? Uno che deve fare il web marketer, ad esempio, secondo voi è necessario che vada all'università? Sì oppure no? E perché? Poi vi dico la mia. Assolutamente no, perché non c'è bisogno di una qualifica effettiva per fare il web designer o qualsiasi altra figura professionale nel mondo del digital. Anzi, più delle volte questi corsi sono di molto superiori ai programmi insomma, statali, chiamiamoli così. Io ho avuto il piacere di fare l'università con Anton Giulio. Al di là di alcuni corsi e di alcuni professori che erano davvero eccezionali, tanti altri erano ripetitivi oppure confusionari, oppure anche nell'ultimo anno si ripetevano le basi del primo. Mancava quella soglia di apprendimento superiore che invece io riesco a trovare in questi corsi di formazione. Probabilmente sono molto più cuciti addosso all'utente, alla figura professionale di un'università, però assolutamente no, l'università fa parte di un percorso formativo, è essenziale, di sicuro ti aiuta in tanti modi, ma non è un requisito fondamentale. Quindi l'università potrebbe essere in futuro, per determinate materie, lo ripeto, soppiantato da una sorta di Netflix della formazione? Assolutamente sì, per me sì. È una cosa del genere, si chiama Boluda, scritto con la B, boluda.com mi sembra, .s, non mi ricordo, dove sono tutti dei corsi a tema marketing su tanti punti di vista. Quindi non so, c'è il corso di podcasting, il corso di social media marketing, il corso di pubblicità, CPC, SEO. Quindi uno va a queste piattaforme, che io definisco il Netflix della formazione, dove vedi le varie serie che sono però nicchie di un argomento più grande. E qua funziona abbastanza, a dire il vero, questo. Però lascio la parola ad Anto e Claudio per sapere un po' se loro credono che l'università possa essere rimpiazzata oppure no. Secondo me l'università può essere affiancata, ma non rimpiazzata. E non ne parlo sicuramente per chi conosce la mia storia professionale sa che non ne parlo per tirare acqua al mio mulino, perché non ho alle spalle una formazione universitaria completata. Però al giorno d'oggi, se parliamo strettamente, secondo me, di web marketing, anche web development, growth hacking e discipline affini, in questo momento l'università non può far molto, perché l'università non progredisce abbastanza rapidamente per stare dietro all'evoluzione della formazione allo stato attuale. Per quello che funziona bene per medicina, giurisprudenza, eccetera, lì è impossibile non avere un'università. Però su discipline che evolvono così rapidamente, l'università non sta dietro. Però è pur vero che chi affianca una formazione come quella di cui stiamo discutendo oggi, corsi online, eccetera, ha un percorso universitario, ha molte più armi a sua disposizione. Idealmente dovrebbe fare entrambe le cose. Io lavoro in un'azienda dove sviluppiamo software, praticamente, per farla breve, poi possiamo infiocchettarla con tanti nomi. Ci sono developer che si sono formati da soli e developer che hanno fatto l'università e durante l'università hanno affiancato un loro percorso personale. Ragazzi, sti ragazzi spaccano di brutto, veramente sono forti.
perché utilizzano comunque, aver fatto l'università ti dà comunque accesso all'approfondimento di alcune conoscenze. Poi per completare lascio la parola perché mi sto dilungando già tantissimo, però sto recuperando il tempo perso perché sono arrivato più tardi. Hai a disposizione ancora 3 minuti. Ok. voglio fare mio una cosa che ho sentito dire a tale Pistonio, che è un angel investor, un influencer, ha scritto, famoso perché ha scritto un libro sul futuro della tecnologia, non mi ricordo, ma Pistonio, cercatelo. E lui dice: l'università è importante perché lì fai network, tu puoi lavorare davvero senza fare, puoi realmente costruirti un futuro lavorativo di successo senza aver fatto network. E cioè, il fatto che io e Massimo siamo in questa telefonata, entrambi in questo momento, in questa telefonata, sì, mia nonna, in questa videoconversazione, è dovuto al fatto che ci siamo incontrati all'università e conosciamo altre persone che ogni tanto si interfacciano con noi, perché all'università avevamo persone che con interessi simili che studiavano cose simili. Quindi, in conclusione, per farla breve, per imparare una piccola cosa non ci vuole l'università, ma noi questa piccola cosa la impariamo per costruirci un futuro lavorativo di solito, e per un buon futuro lavorativo almeno una triennalina io non penso che sia facilmente sostituibile con migliaia di corsi online, dovrebbero coesistere. Guarda, prima di lasciare la parola a Claudio, intervengo un attimo perché voglio farti, visto che è stato molto interessante il tuo intervento, una domanda e un'obiezione d'avvocato del diavolo. La domanda è, tu hai detto che nell'azienda in cui lavori ci sono dei ragazzi che hanno avuto un percorso universitario e ragazzi che sono formati da soli. Quindi il titolo di studio quanto conta? No, il titolo di studio conta zero. Quello che dicevo prima, e forse non ho spiegato bene, è che coloro che hanno fatto entrambe le cose, cioè hanno affiancato a un proprio percorso, a un percorso universitario, un proprio studio personale, magari di una serie di linguaggi di programmazione che all'università ancora non spiegano, quei ragazzi lì vanno fortissimo, veramente vanno forti. Anche perché aver completato un percorso universitario comunque dimostra che sei una persona che ha una certa costanza, e la costanza è uno probabilmente delle virtù delle persone di successo e dei fuoricorso. Dipende come viene interpretata la costanza, certo. Guarda, l'obiezione invece che ti faccio è, tu hai parlato anche dell'importanza del networking, però oramai tu non c'eri alto quando abbiamo parlato, ci sono anche dei corsi che sviluppano anche delle community al proprio interno e lì si fa anche tanto networking. Io e Claudio facciamo parte anche di una community relazionata a una Digital Business School e lì abbiamo anche conosciuto tante persone molto interessanti che ci hanno fatto arricchire dal punto di vista lavorativo e anche culturale. Vero? È un networking diverso. Io e Massimo abbiamo passato notti a giocare a Dragon Ball Z, a Budokai 3, e questo ci può unire in un modo diverso da come voi vi siete uniti con le altre persone del network del corso che avete seguito. È un tipo di connessione diversa che è magari più duratura, magari non necessariamente più fruttuosa, più duratura. Che bella questo romanticismo, grazie Anton Giulio. Già smettessi di chiamarmi Anton Giulio, visto che mi chiami sempre Anto, ma in questa cornice mi chiami sempre Anton Giulio. Volevo chiamarti zio, perché ci chiamiamo zio, ma va bene Anton Giulio. Io ti chiamerei Tony Stark oggi, non so perché, sarà la lucina negli occhiali non so se hai visto, ma qui c'è stato influencing. Da barba scura a Tony Stark. E tornando sul discorso universitario, avete detto quasi tutto, mi trovo d'accordo con i concetti che avete espresso. Partendo dal fondo, i corsi che ci permettono di fare networking, al quale stiamo partecipando io e Fabrizio, secondo me non sono ancora la regola, ma sono l'eccezione. Ad oggi, secondo la mia percezione, è che il 90% dei corsi online siano molto online o offline, quasi, perché uno si scarica tutti i video, si guarda 6 ore di video e non c'è mai
non c'è mai quel dialogo, ad esempio, con il professore, una cosa che puoi avere magari all'università. Vero. Sai, sì, mando la mail, mi rispondo dopo una settimana, insomma, non c'è questo confronto diretto, veloce, rapido, che ora si sta ricreando con questi nuovi gruppi di nuove community di learning. E tornando invece alla domanda principale, l'università, i corsi online possono sostituire l'università a livello formativo? Secondo me sì. La mia esperienza personale universitaria è stata fallimentare, diciamolo, e quindi ora lo dico, lo annuncio, mamma, non la finirò mai l'università, so che tu ogni tanto me la butti lì, ma io proprio no. Sta scherzando, signora. Preferisco autoformarmi, perché innanzitutto autoformandoti puoi farti una scelta di quello che vuoi studiare a buffet. Quindi io ho avuto un'esperienza universitaria per cui il menu completo di ingegneria dell'informazione non mi è mai piaciuto, quindi tutte le materie informatiche me le sono fatte. Poi quando c'era da fare fisica A, B, C, D, sperimentale, teoria dei circuiti, roba che non mi interessava, io lì ci ho sbattuto la testa fino a quando sono scoppiato, ho detto basta. Quindi a livello formativo si può sostituire l'università? Sì. A livello di networking e di aspetto più umano? Ancora no, e forse non lo si potrà mai fare, come lo smart working a livello umano non potrà mai essere come andare in ufficio tra i colleghi. E per chiudere direi l'importanza di un titolo universitario, secondo me dipende dalla materia. Una persona che lavora nel marketing, probabilmente io da imprenditore non sarei tanto... la barriera d'accesso, secondo la mia visione, non sarà mai quella del titolo di studio. Se sono il manager di una clinica, è chiaro che certe materie, secondo me, non puoi farle da autodidatta. Medicina può essere una di quelle, e se ve ne vengono in mente altre, comunque farei una distinzione in base appunto alla tematica. Spostare il bisturi sull'arteria femorale facendo attenzione a non reciderla del tutto. Esperienza l'allegro chirurgo. Ma io sono abbastanza d'accordo un po' con tutti, in particolare con Anton Giulio, e aggiungo anche un elemento. Secondo me l'università, dal punto di vista puramente dei programmi, può essere rimpiazzata in alcune materie al 100%, sono d'accordissimo con voi. E come dice anche Claudio, pure per me il titolo di studio non conta se devo assumere qualcuno. Per me, se uno dice mi sono laureato in questo e un'altra persona mi dice io ho la terza media, però ho questo progetto che ho sviluppato, ho fatto questi risultati, questo è il mio portfolio, io scelgo quello che è la terza media perché mi porta dei risultati concreti. Naturalmente dipende sempre dal settore, come abbiamo detto. L'università però perché è importante? Oltre per l'aspetto del networking, come diceva Anto, secondo me perché ti dà anche, è anche una delle poche istituzioni che ti permette di sviluppare un pensiero critico. Il pensiero critico è una cosa che per me è fondamentale non solo nel lavoro ma anche nella vita, e ti permette anche di approcciarti sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista anche del lavoro in generale, che è molto importante. Perché non sei solamente uno yes man, ma sviluppi anche un tuo pensiero. E questa, secondo me, arricchisce tantissimo la tua figura professionale e arricchisce anche tutto il tuo team di lavoro. Nel momento in cui le academy online o i vari corsi riusciranno anche a implementare questo aspetto del pensiero critico, l'università, secondo me, andrà veramente in difficoltà. Così come lo è già adesso per determinate materie, però io credo che sotto questo punto di vista l'università ancora regnerà per tanto tempo. Per me il pensiero critico è fondamentale, ragazzi. Come dice Anton Giulio, i ragazzi che abbinano questo imprinting universitario, riflessivo, di studio, più le competenze tecniche, come dice Anton, per me volano. Stiamo dimenticando anche uno dei benefit dell'università, per cui tra di noi c'è la cintura nera di Erasmus. Lascio a Fabrizio la parola. L'Erasmus è un'esperienza che consiglio a tutti, se poi ne fate più di uno ancora meglio. Ricordiamo che Fabrizio era biondo all'inizio, prima dell'Erasmus.
No, ma ora scherzi a parte, anche lì mi è servito molto, sapete perché? Perché l'università che facevo in Italia, ok, ascoltavo le lezioni per 3 mesi, dopo mi andavo 20 minuti seduto su una sedia, rispondevo a un paio di domande e avevo il voto. Quando sono andato in Lituania e ho fatto Erasmus al Mykolas Romeris University di Vilnius, per la prima volta ho dovuto fare una presentazione io davanti a una platea in inglese. Io non avevo mai fatto una presentazione nemmeno in italiano. Subito il livello. Infatti è andata una merda, scusate il francesismo, però mi è servito veramente tanto, quindi secondo me serve tutta la commistione di tutti questi elementi qua, assolutamente. Ragazzi, siamo a quota, giro la testa perché ce l'ho già davanti, 41 minuti, quindi direi che... Quindi, no, per tirare un po' l'esame di tutta questa discussione, anche perché sono arrivato tardi, la maggior parte delle persone che magari ci sta sentendo in questo momento non sarà persone che potrà scegliere se fare l'università oppure no, saranno solo persone che potranno, arrivato a questo punto della loro vita probabilmente, scegliere un corso piuttosto che un altro, non un'università. Però magari queste persone hanno o avranno dei figli. Cosa dovrebbero consigliare queste persone a questi figli? Per trovare il giusto bilanciamento fra accademia e autoformazione. Esattamente quello che hai detto tu prima, Anton Giulio. Col senno di poi, quello che hai detto tu è la versione giusta. Nel senso, fai l'università, ma devi integrare assolutamente con qualcosa anche di diverso o comunque con un carattere superiore a livello formativo e integrare il tutto in un unico pacchetto, di non fermarsi né su una né sull'altra. Poi fra 10 anni, 15 anni non sapremo come sarà la situazione, sia sì, a livello dell'università e sia a livello anche dello sviluppo di queste piattaforme. Ci saranno gli ologrammi in cui saranno collegati con un chip al cervello umano. C'è Elon Musk sta facendo, come si chiama? Neuralink, come si chiama il suo progetto che ha fatto ascoltare una canzone a un maiale senza audio? Mi dico Neuronal Link, qualcosa del genere. Neuronal, no. Neuronal. Non c'era niente di anale. Ne faranno un corso universitario, secondo me. Comunque penso Neuralink. Va bene ragazzi, direi che abbiamo trattato un bel po' di punti oggi, eh? Abbiamo trattato il come riconoscere i corsi fuffa / truffa, è una cosa molto, molto interessante. Abbiamo trattato anche come non cadere nella sindrome del corsista perenne. Abbiamo fatto poi infine anche una bella chiacchierata su corsi e università. Direi che la materia è molto interessante, perché no, magari dedicheremo anche qualche altro episodio del Gutenberg Café in futuro, why not? Io vi saluto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, facciamo un saluto a rotazione? Vai! Ciao! Vai. Mazzi! Vi aspettiamo su Gutenberg Academy, presto disponibile, mi raccomando non comprate il dominio. Posso limitarmi a un ciao. Ciao. Io vorrei salutare tutti e soprattutto il caffè lo paga Anton Giulio che è arrivato in ritardo. Assolutamente. È giusto. Alla prossima. Ciao ragazzacci.